Buongiorno, sono Roberta dei Cuochi Volanti e la ricetta di oggi è un'insalata fredda di orzo con melanzane e pesto di sedano. Un bicchiere di orzo perlato, mezzo sedano, l'uvetta ammollata nell'acqua, una cipolla di Tropea fresca, ricotta salata, pomodori secchi, una melanzana viola, basilico, aceto balsamico, pinoli, sale fino, grosso, pepe e olio extravergine di oliva. Per prima cosa lessiamo l'orzo in acqua abbondante per una ventina di minuti, aggiungendo a bollore un pizzico di sale grosso. Affettiamo la cipolla di Tropea e tagliamo la melanzana a cubetti piccoli. Mettiamo l'olio nella padella. Quando la cipolla è rosolata, aggiungiamo le melanzane. Mettiamo un pizzico di sale grosso e le facciamo stufare finché la melanzana sarà cotta. Li possiamo spegnere, toglierla dal fuoco e lasciarla raffreddare. Abbiamo sbollentato i pomodori secchi in acqua e aceto e poi li abbiamo tritati grossolanamente. Adesso andiamo ad unirli ai pinoli tostati e all'uvetta. Poi prendiamo il basilico e lo sminuzziamo e lo uniamo agli altri ingredienti. In una ciotolina ci prepariamo un'emulsione con olio, un pizzico di sale e un po' di aceto balsamico a piacere e andiamo a condire il nostro composto. Dopo 20 minuti di cottura l'orzo lo mettiamo in una ciotola capiente e uniamo tutti gli altri ingredienti, le melanzane, i nostri pinoli, i pomodori secchi, l'uvetta e il basilico tritato. Mescoliamo bene con un cucchiaio di legno, aggiustiamo di sale e di pepe e mettiamo a riposare per un'ora. Prepariamo il pesto di sedano. Prendiamo il sedano, comprese le foglie, la nostra ricotta salata a tocchettini, l'olio extravergine d'oliva e frulliamo con il mixer ad immersione. Siamo pronti per impiattare. Mettiamo il nostro pesto di sedano come base. Poi ci aiutiamo con una tazza o con un bicchiere, con un coppapasta per impiattare l'insalata di orzo, una foglia di basilico fresco, per finire qualche scaglia di ricotta salata. L'insalata di orzo con melanzane e pesto di sedano è pronta.